passato dei momenti, sì, degli anni durissimi dove ho subito tre interventi, ma la cosa che posso dire è che non è assolutamente un fallo per far male, cioè quella è una cosa che mi viene non per giustificarmi, ma è la pura verità, cioè se si rivede dalle immagini un fallo normalissimo che comunque alla fine magari è causato a Giuseppe Rossi che ha avuto dei problemi, allora ha scatenato questi problemi, però io con la massima sincerità, ma proprio con la massima lealtà mi sento dire che ho fatto un fallo, sì che era fallo, ma non un fallo da far male. Senti, ma le accuse sono sul fatto, non del fallo, perché tutti stanno dicendo, si vede benissimo anche dalle immagini che non è un fallo partito, però delle mancate scuse al termine della partita. Delle mancate scuse? Al termine della partita, cioè che tu non gli hai chiesto scuse giuste. Vero, stavo salendo anche le scale, se eravate là dentro, vedevate quanta gente mi ha aggredito, quindi immaginate anche se potevo chiedere scusa o meno. Quindi questo è stato uno dei motivi perché non ho chiesto scusa, perché ero impedito ad andare negli spogliatoi, mi sono sentito aggredito e quindi praticamente non ho avuto modo. In questi giorni cercherò di provvedere e chiedere scusa, perché veramente col cuore non ho fatto un fallo per far male, cioè la verità è quella, basta. Quindi qui da parte nostra, insomma, è il momento anche di chiedere scusa. Poi sicuramente, ma sicuramente se ho fatto un fallo e la chiedo scusa, però ripeto, cioè secondo me è un fallo normalissimo, ripeto, è capitato a Giuseppe Rossi, che sappiamo che è un grande giocatore, sappiamo che ha passato degli anni bruttissimi come li ho passato io, 2 anni, 3 interventi, e quindi la cosa viene amplificata di più, la verità è quella, perché se succedeva un altro giocatore magari questa cosa non veniva amplificata, ma ripeto, cioè io ho la massima trasparenza nel dire che comunque è stato un fallo normale, anche perché non è nemmeno facile fare un fallo per far male, immaginate che cattiveria ci vorrebbe far pensare di far male a un giocatore, sappiamo che il calcio è un gioco duro e capitano questi contrasti, mi dispiace che sia capitato a lui, chiedo scusa e basta. Grazie.